È chiaro che mantenere un certo tipo di equilibrio eh, a livello anche proprio mentale eh, può essere una componente mh, eh, che ha una sua valenza e anche difficile da gestire, però noi dobbiamo sapere che non abbiamo assolutamente fatto eh, nulla, o, o meglio, che abbiamo fatto ancora molto poco rispetto a quello che è necessario per garantirci quel risultato finale che è il nostro obiettivo prioritario e fondamentale per questa stagione. Perciò non dobbiamo vivere eh, eh, di facili entusiasmi o di eh, totali depressioni, dobbiamo avere un certo tipo di equilibrio eh, che deriva dal fatto e la coscienza e la consapevolezza di lavorare in un determinato modo. Poi dopo i risultati sono indubbiamente una una conseguenza siamo in una situazione di classifica che non ci consente di mollare un centimetro e quella di domani è una partita che ci metterà proprio alla prova in questo senso qui andare a giocare domani a Malassi eh, vuole, vuole significare proprio andare a incontrare una squadra che avrà una forza, una volontà, una determinazione di, nel, nel voler fare la partita e il risultato estremamente feroce, quindi questo noi lo dobbiamo sapere perché ne sono convinto, se sei solo un po' superficiale o solo un po' eh, come dire eh, eh, così a mezza via eh, non ti accorgi nemmeno che ti trovi sotto di uno o due gol, e poi dopo rimediare le partite così diventa complicato. Quindi, noi non dobbiamo assolutamente metterci in queste condizioni, ma dobbiamo essere noi a, a, a sfruttare casomai il vantaggio. Quando io vedo lavorare eh, i ragazzi in un certo modo, eh, faccio delle considerazioni. Quindi quando vedo che c'è grande volontà, eh, c'è grande disponibilità e, mh, e non voler accettare tra virgolette, eh, la situazione di, di, di rincalzo, eh, queste sono cose che poi mi mettono sempre con le spie accese e quindi le valuto, ripeto, indipendentemente dal fatto che uno può sembrare la riserva di un altro, perché non è il mio modo di ragionare quello di considerare titolari riserve, ma ritengo che qui ci siano dei valori che siano abbastanza omogenei per tanti giocatori. Non mi interessa di ragionare considerando quello che si potrà fare o si dovrà fare da qui alla fine del giorno d'andata, mi interessa di affrontare bene la partita di domani e poi quella successiva contro l'Empoli, ma già quella successiva con l'Empoli per me è lontana e quindi testa solo su quella di domani.